Sono stato invitato qui con il compito di esemplificare un po' tutti gli argomenti che sono stati presentati in questo momento e soprattutto la sensibilità che ultimamente si sta notando attorno a questo discorso della sostenibilità. Devo dire che sono felicissimo di essere qui perché noi come CNA da un po' di tempo, un po' d'anni, ragioniamo molto sul superamento di un modello di crisi e nel tentativo di trovare soluzioni, scusate un po' anche di categoria, per sviluppi economici nuovi, diciamo. E quindi in questo momento mi sento di trovare conferma rispetto ai pensieri che avevamo fatto a suo tempo costituendo un progetto cosiddetto il progetto fotovoltaico CNA che ha contribuito a formare sul territorio una struttura di artigianato locale, quindi territoriale, capace di installare fotovoltaico, ma non solo. Il nostro intento era anche di quello di che l'artigiano diventasse anche un po' consulente e quindi capace di promuovere, di essere, come dire, promotore vero e proprio nel territorio del fotovoltaico, dell'energia rinnovabile. Esemplificare un po' i discorsi, vabbè, queste cose le sappiamo, le abbiamo ormai sentite, ripetute e conosciute. Abbiamo evidenziato su questa slide l'Italia, come vedete, è sotto 2,42 rispetto al limite di sostenibilità che è l'1,78. No? Abbiamo gli altri stati che effettivamente sono ulteriormente sotto, no? Gli Stati Uniti sono a un livello elevatissimo, almeno 7,82%. No? Tutti sappiamo il 21 agosto cosa è successo questa data che sempre più si sposta, e cioè noi consumiamo, portiamo a casa risorsa economica in una famiglia e consumiamo quella risorsa economica annuale in agosto. Non abbiamo più soldi dal punto di vista familiare, è una metafora. Nel mondo sta succedendo questo. Tutte le risorse disponibili noi le consumiamo entro agosto. Quindi il problema è che non regge il sistema, non regge il sistema. L'energia dentro una dimensione, come dire, di sostenibilità e comunque anche di spesa della risorsa generale e naturale, costituisce circa il 25%, va a incidere per circa il 25%. Però l'energia deriva dal greco energeia, veniva utilizzata sia da un punto di vista filosofico da Aristotele come azione efficace, cioè qualcosa che mette in moto un qualcos'altro. In quel tempo veniva anche utilizzata come elemento di misura della forza, della capacità, non tanto della forza, ma della capacità lavorativa degli schiavi, ad esempio. Nel tempo Keplero, altro filosofo che conosciamo, la indica più rispetto a una capacità di forza espressiva umana, di capacità proprio di interagire con l'esterno come energia propria. Dal punto di vista moderno, l'energia è stata associata immediatamente a una dimensione che è una dimensione industriale, e cioè la forza motrice, e cioè la capacità di, attraverso l'energia, far muovere qualcosa che produca qualcos'altro. Un barile di petrolio, tanto per dare alcuni dati, visto che è di questo che uno degli elementi di cui discutiamo in maniera forte, sono circa 1650 kWh di energia. Con un barile di petrolio, per esemplificare, si fanno circa 1750 bottiglie di plastica. Noi abbiamo un consumo medio di una famiglia che è di circa 277 kWh di energia, e un barile di petrolio quindi corrisponde a circa 6 mesi di una
del consumo familiare di energia. In questo momento, quando parliamo di energia, parliamo di energia in senso generale, non tanto in senso del sole elettrico piuttosto che altro. In questo grafico volevamo evidenziare come l'energia, o meglio, il sistema onnivoro sull'energia, tutta l'energia viene proprio mangiata e consumata, e quindi c'è la necessità anche di produzione maggiore. Come vedete, attorno agli anni 50 in Italia si comincia a produrre, si comincia ad aver bisogno e a produrre energia. Guarda caso, gli anni 50 e dopo guerra l'Italia passa dalla realtà contadina cosiddetta alla realtà industriale. La realtà industriale è quel modello societario che ha bisogno di energia, ha tanto bisogno di energia. Guardate bene che nei processi produttivi, se nella storia dell'energia, nel primo 800 l'energia non costava niente, adesso nei sistemi produttivi l'energia è una materia prima che costa molto e quindi incide molto anche nella dimensione proprio produttiva del lavoro. Altra riflessione da cui partire è che, e questo mi sembra veramente un po' interessante, è che l'uomo per la sua esistenza consuma circa 1500-2000-3000 calorie, e che sarebbero chilocalorie, che sarebbe raffigurato nell'uomo preistorico quello che gli serviva solo per vivere. Solo per dire, non aveva bisogno d'altro. Mano a mano che il tempo passa, che la storia passa, l'uomo comincia ad attrezzarsi con delle cose che sono il prolungamento del suo corpo, quindi l'arco per andare a caccia piuttosto che la lancia, e comincia a mettersi in moto una necessità di energia che è necessaria proprio sempre per vivere, per gli usi suoi quotidiani. Come vedete, nel tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, siamo passati ad avere da 1,74 kWh di energia al giorno per l'uomo preistorico, ne consumiamo, come dicevamo nella slide precedente, 277,96 kWh al giorno. Se notate, c'è una parte blu, quella gialla rimane costante perché serve per vivere, poi c'è una parte blu che aumenta sempre di più, ed è quella sulla quale io mi soffermerei. Quella parte blu è usi domestici e servizi. Io credo che oggi siamo in una dimensione nella quale non possiamo più pensare che l'energia necessaria per vivere sia quella dei 1,74 kWh che è l'esistenza nostra. Ma nella vita 2010, 2011, saremo nel 2020, logicamente abbiamo una struttura tecnologica di quotidianità che ha bisogno di energia. Sarà per riscaldarci le case, sarà per farci andare il frigorifero per scaldare il latte del bambino, o per raffreddarlo, tenere il frigo e poi utilizzare qualcosa per riscaldarlo. Abbiamo bisogno di energia per vivere. Questa parte di energia, a mio avviso, è un'energia indispensabile. Vorrei quasi quasi spingermi oltre e definire un concetto che una quota di energia, ed è quella che abbiamo visto che ci serve per vivere dal punto di vista biologico, ma per svolgere la nostra attività quotidiana, è un bene comune. Approcciarsi a una dimensione di questo tipo sull'energia significa fare un salto qualitativo rispetto alle necessità della preservazione dell'energia, del risparmio e della generazione di energia, perché io credo nel momento in cui, lo dicevamo all'inizio, siamo portati a pensare all'energia da un punto di vista tecnologico, approcciarsi all'energia bene comune, cominciamo a parlare di vita e di morte. Di vita perché ci serve per vivere, di morte perché nascono e si sviluppano dei conflitti dove le persone muoiono veramente per l'energia. Allora io credo che un approccio di questo tipo ci deve proprio porre su un piano diverso, porre su un piano che sia capace di immaginarci come interpreti di questo tempo
in senso comunitario con la capacità di creare sinergie. Sono felice di aver sentito questa parola, rete, sinergie, comunità, oggi molte volte ripetuta, perché da questo punto di vista effettivamente abbiamo la necessità di preservare questo bene. Gli aspetti legislativi in Italia non hanno questa impostazione. Il piano energetico nazionale, che sono delle linee guida, prevedono per il fotovoltaico 90.000 megawatt di potenza. Il piano energetico regionale è molto vago, non entra nel merito delle previsioni, non entra nel merito delle impostazioni di linea guida. È rimasto in un cassetto, l'ha fatto l'assessore alla pubblica alla piccola e media impresa del tempo, quindi Marino Pinozzi, e un bel papiro di 250 pagine rimane lì nel cassetto. Abbiamo parlato che il piano regionale prevede 90.000 megawatt di impianti fotovoltaici, la previsione, la possibilità di produrre. Prevedendo 3 kW per ogni impianto fotovoltaico, sono circa 30 milioni di edifici. Presupponendo che 3 kW di fotovoltaico sono 16 ore di lavoro, 2 ore al giorno in sostanza, per 30 milioni di impianti sono 480 milioni di ore di lavoro, escluse tutte le opere accessorie. Opere accessorie cosa significa?